Hotel Labyrinth è un progetto che AMAT cura per Pesaro Capitale della Cultura in collaborazione con APA, Associazione Pesarese Albergatori. È un progetto molto speciale che prevede un ciclo di residenze multidisciplinari che prevede quindi degli artisti che abiteranno in questo periodo di settembre-ottobre tre alberghi della Riviera Pesarese. È un progetto speciale perché i tre artisti che vengono da ambiti molto diversi, quindi dall'ambito musicale, dall'ambito di scrittura teatrale, dall'ambito coreografico, questi tre artisti abiteranno tre alberghi, quindi l'Hotel Atlantic, l'Hotel Metropole e l'Hotel Nouvelle de Ben. E in questo periodo si lasceranno ispirare da quello che vedranno, da quello che vivranno in questi hotel per trarre del materiale di ispirazione per creare nuove opere performative per anche dei lavori futuri. Sono Paolo Benvenu per quanto riguarda l'ambito musicale, che abiterà appunto l'Hotel Atlantic, Laura Sicignano, che è stata anche direttrice di grandi teatri, al Teatro di Catania, al Teatro di Genova, che si lascerà ispirare e scriverà una composizione teatrale, di una scrittura, e poi Giuseppe Sannio, che è un giovane coreografo in ascesa che collabora con diverse compagnie di danza internazionali, che abiterà l'Hotel Metropole e quindi concluderà, diciamo, questo ciclo di residenze. Di tutti i luoghi che conosco, l'hotel è veramente un luogo dove uno lascia una piccola parte di sé, e allora esplorare quella piccola parte rispetto alla complessità di un'esistenza intera potrebbe essere interessante. E vengo qui e raccolgo il suono delle stanze, quando sono piene, quando sono vuote, dei corridoi, delle cucine, gli anfratti meno luminosi. E l'idea è perciò partire da questo silenzio, che è un silenzio parziale, e da lì innestare intuizioni. C'è il mare davanti. Penso di poter avere l'opportunità di avere degli orizzonti da guardare e ricreare dei mondi all'interno di un mondo già specifico e preciso, cercando di considerare anche le esistenze che sono passate in questo luogo. Magari mi faccio spiegare dai proprietari i loro clienti più particolari, ecco. E quindi ne verranno fuori tre progetti originali con tre artisti che hanno corrisposto a una call, che verranno pensati, concepiti durante la coabitazione con i turisti, e verranno poi nelle settimane prossime restituiti ai turisti stessi, in alcuni casi anche a hotel chiuso e al pubblico che vorrà assistere a questi spettacoli, per una volta non a teatro, in una sala, ma in uno spazio originale, che quindi si va a ridefinire anche solo come esperimento nella sua funzione. Il 22 settembre, il 29 settembre, il 6 ottobre, nei tre alberghi, dove appunto il pubblico potrà vedere e potrà, diciamo, percepire questa traccia performativa per queste nuove opere che nasceranno.